qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola, si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo. Non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico. Non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patata. Ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera veglia si al bar. Uè! Amici del Pallino Blu, ben ritrovati da Stefania Ceccarelli per una nuova puntata della nostra trasmissione. Quest'oggi siamo al bar Time Out di Martorano e cominciamo a seguire le fasi della Coppa Campioni. Si sfidano i nuovi arrivati in Serie A1, l'Espresso Italiano Ravenna, contro l'RG Impianti Sette Crociari Cesena. Una prima settimana di grande biliardo che ha avuto la prima giornata del campionato di Serie 1 e i preliminari di Coppa dei Campioni, proprio di cui parliamo quest'oggi. In questi due preliminari si sono distinti il Castiglione Sport di Ravenna, che ha eliminato il Liberio Montaletto, e l'LX Tex Master Novellara, che ha invece fatto fuori Capitan Bagatti. E queste due squadre vanno nel tabellone a 16, ma nel campionato c'è stato quel passo, mezzo passo falso dei campioni in carica, i Mane Caffè Bocciofila, che non sono andati oltre il pareggio col President Park, ma hanno risposto invece da par suo le altre pretendenti al titolo, perché sia il Leon d'Oro e Molinella che il Gran Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì hanno vinto 6-0, e il Circo dello Sport ha fatto un risultato quasi uguale in casa della seconda squadra, il Mane Caffè Bocciofila. Qualche difficoltà ha incontrato anche il Buscecchio Forlì, che è stato messo a dura prova dal Liberio Montaletto, ma poi alla fine i tre punti sono arrivati. Partono col piede giusto anche il Circo di Fiume e il Bibizò Caffè Villanova, mentre c'è stato l'RG Impianti Sette Crociari, la squadra che appunto andiamo a seguire quest'oggi, che ha pareggiato in casa Clash Sasso Morelli, una delle squadre che diciamo si mette in mostra per le prime piazze di questo campionato. C'è stato anche il turno di preliminare del campionato della Coppa dei Campioni di Serie A2, con affermazione dello Sport San Vittore, del Pippo Team e Clay Sasso Morelli, ma soprattutto del campionato di Serie 1. Concentriamoci per avere tutti i numeri a disposizione dalla prima giornata, risultati e classifiche offerte da Sorelle Casadio. I risultati e la classifica sono offerti da Carrozzeria Sorelle Casadio. Si trova a Ravenna in via Trieste 208, telefono 0544 59 16 51. Dal 1966 siamo riparatori auto, moto, furgoni e ci troviamo nella nuova sede di via Trieste 208. Carrozzeria Sorelle Casadio, la tua carrozzeria di fiducia. Risultati 14° campionato regionale Serie A1, prima giornata. Cappelletti Felix Team, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde 0-6. Espresso Italiana Romea, Tex Master Novellara 5-1. President Park Ronco, Manuel Caffè Bocciofila 1-3-3. LS Tex Master Novellara, Sireco di Fiume 2-4. Manuel Caffè Bocciofila 2, Circolo Sport Ravenna 1-5. Bibizò Caffè Villanova, Bagno Venere Castiglione 4-2. Capitan Bagatti Bellaria, Leondoro Molinella 0-6. RG Impianti Sette Crociari, Clay Sasso Morelli 3-3. Liberio Montaletto, Italiana Assicurazione Buscecchio 2-4. Questa è la classifica dopo la prima giornata. Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, Leondoro Molinella, Circolo Sport Ravenna, Espresso Italiano Romea, Bibizò Caffè Villanova, Sireco di Fiume, Italiana Assicurazione Buscecchio 3. President Park Ronco, Clay Sasso Morelli, Manuel Caffè Bocciofila 1, RG Impianti Sette Crociari 1.
LS Texmaster Novellara, Bagno Venere Castiglione, Liberio Montaletto, Manuel Caffè Bocciofila 2, Texmaster Novellara, Capitan Bagatti Bellaria, Capelletti Felix Team 0. Questi gli incontri della seconda giornata in programma il 20 settembre. Grand Hotel, Palazzo Taverna Verde, Capitan Bagatti Bellaria, Texmaster Novellara, President Park Ronco, Manuel Caffè Bocciofila 1, Capelletti Felix Team, Sireco di Fiume, Liberio Montaletto, Circolo Sport Ravenna, RG Impianti 7 Crociari, Bagno Venere Castiglione, Espresso Italiana Romea, Leondoro Molinella, Bibisdò Caffè Villanova, Clay Sasso Morelli, LS Texmaster Novellara, Italiana Assicurazione Bussecchio, Manuel Caffè Bocciofila 2. Gorina M Plus, il panno delle tue magie manuali. Filatura, rifinitura e la tua prestazione è sicura. Gorina M Plus, il panno che la tua mano ama accarezzare. Il riminese Enrico Rosa, campione italiano Master 2011, 2012 e 2014, ma retrocesso a prima categoria, sorprendentemente in questa stagione, vince il terzo Memorial Daniele Volanti, 23esima edizione del trofeo del turista al Perla Verde Riccione, gara nazionale di biliardo a boccette. In una finale combattutissima, Rosa è riuscito a superare per 109 a 96 il cesenate Richard Galliandro, con un tiro prodigioso e funambolico, con l'ultima giocata che aveva a disposizione. Terzo posto per Edoardo Vanni di Ascoli, sconfitto da Rosa 101 a 50 e Yuri Minocchieri di Forlì, sconfitto da Galliando 100 a 70 e quinto posto per Michele Pritelli e Andrea Nicolini di Riccione, Carlo Sandrini di Reggio Emilia e Gianni Marzoli di Pescara. A latere della gara principale si è svolta una competizione di terza categoria in cui ha primeggiato Giovanni Liguori di Perugia, che ha prevalso sul forlivese Ercole Paolini per 80 a 75. Amos Casadei dell'RG Impianti 7 Crociari. Siamo qui alla Coppa dei Campioni, il primo turno. La scorsa stagione avete fatto una bellissima prestazione, siete addirittura arrivati a un soffio proprio alla vittoria. Con che spirito affrontate quest'anno? Diciamo che l'anno scorso è stato come un exploit per la RG Impianti, perché come ripeto sempre da anni è una squadra fatta in casa con un minimo di budget e quindi è stato un successo. Quest'anno partiamo sinceramente, il nostro obiettivo è il campionato. Coppa dei Campioni è un modo per allenarsi, e ci sono squadroni molto più forti di noi. Stasera è dura perché è una nuova squadra ma con giocatori che sono anni che militano in eccellenza. Proviamo, campo neutro difficile, se passiamo bene, se non passiamo testa al campionato. Luca Molduzzi dell'Espresso Italiano Romea Ravenna, squadra nuovissima. Giocatore che ha militato 35 anni fa sempre in questa squadra e ritorna oggi qui per la Coppa Campioni. Come affrontate questa stagione in A1? Beh, visto la squadra, oddio, vincere è difficile, però prevedo un buon campionato e saremo la sorpresa del campionato, credo, perché siamo molto affiatati, abbiamo dei buoni giocatori. E poi sono tutti i ragazzi che hanno voglia di vincere. La squadra ha visto il primo risultato, che è stato secondo noi una grande vittoria, con una squadra come Reggio Emilia, che è una squadra fortissima secondo me, a vincere 5-1 in casa nostra, però è stata una grossa partenza ed sarà lo stimolo per andare avanti e fare ancora meglio. E inizia la sfida. In campo per il primo tiro di bocciata Marco Foiera, gioca assieme a Fabrizio Ricci, dovrà affrontare Dennis Morini e Domenico Malideo. Questo è il primo tiro della sfida. Sono 10 punti guadagnati per la coppia dei 7 crociari.
e questo è Roberto Barsenghi che invece va a vuoto, rimpallo e nessun birillo, l'avversario Matteo Antonelli. La bocciata di Roberto Pessani, gioca assieme a Roberto Rovaioli per la squadra ravennate, parte con un tiro di bocciata a due punti, dovrà affrontare Brunaldo Cicognani e Andrea Comandini. Bel colpo, Marco Foiera, altri 4 punti con una bellissima esecuzione a 3 spotte con cui ha anche preso il punto. Conquista il pallino per la seconda volta consecutiva Roberto Bassenghi e stavolta fa il massimo, 12 punti di bocciata e siamo sul 14-0 per il giocatore delle Reggi Impianti 7 Crociari. Questo è il primo pallino guadagnato da Dennis Morini e Domenico Meledeo ed è appunto Morini che esegue un ottimo tiro di bocciata, 10 punti, si avvicinano i giocatori ravennati agli avversari, 12-14 il punteggio. E per Roberto Pessani c'è il secondo pallino consecutivo, aveva fatto 2 al primo colpo, stavolta ne fa 10, ha fatto anche 2 di accosto e quindi la coppia ospite spicca il volo 16-0. Bruttissima esecuzione di Dennis Morini, un regalone agli avversari, 16 punti persi con un tiro a tre sponde sballatissimo. Buonissima esecuzione, Matteo Antonelli si conquista gli 8 di colore, sono i primi punti guadagnati dal giocatore dell'Express Italiano Romain Ravenna, debuttante in questa formazione. E lo vediamo ora alla bocciata, deve recuperare 6 punti al suo avversario e Antonelli colpisce splendidamente questo pallino blu, fa il filotto, 8 punti e quindi conduce ora 16-14. Marco Foiera, secondo pallino dopo il 10 iniziale, ne fa altri 10 e siamo sul 42-12. Roberto Bassenghi, filotto e di nuovo a lungo, 25 Bassenghi, 16 Antonelli. Bel colpo di Dennis Morini che però non arriva sul rosso e quindi deve contentarsi di soli 4 punti. Ne hanno 16 Morini Merideo, gli avversari 42. Fabrizio Ricci, brutta esecuzione, tiro di sottocalcio, non riuscito. Secondo tentativo di sottocalcio per Fabrizio Ricci e stavolta Ricci ne fa addirittura 16, mancava un birillo, ha rischiato con la propria, ma 16 punti sono praticamente un'ipoteca sulla partita perché ora i giocatori 7 Crociari ne hanno 58-16 e questo è Matteo Antonelli che non vuole star dietro, con questi 10 punti passa a condurre 31-25. Secondo pallino guadagnato da Morini e Merideo, Morini ne fa 10, 28-58. L'occasione per Roberto Bassenghi è ghiotta per il colore, cerca una giocata straordinaria e la realizza. Grande Bassenghi, 8 di colore, terzo pallino guadagnato e passa avanti, 33-31. E Bassenghi ora ne fa anche 10 di bocciata e quindi ora ne ha 43, Antonelli 31. Brutto errore per Domenico Melideo ed è ancora pallino per Foiera Ricci che bottano sul 60-28. Foiera, terzo pallino. Stavolta deve accontentarsi.
No, non si accontenta, ne fa 10 anche stavolta. 3 bocciate, 3 10 per Marco Foiera e la partita è praticamente in pugno, 70 a 28. Matteo Antonelli, terzo pallino, nei primi due ha fatto un 8, un 10, stavolta si supera, ne fa addirittura 12 e questa è una partita veramente straordinaria per i due. Ora torna avanti di nuovo Antonelli, 46 a 43, diciamo che l'Andy Rivieni è stato in ogni tornata la fisionomia di questa sfida. 5 di accosto e sorpasso per Pezzani Ravaioli e ora con la bocciata Roberto Pezzani ne fa altri due. 25 a 21 il punteggio. Terzo pallino per Dennis Morini. Praticamente 3 bocciate straordinarie per il giocatore dell'Espresso Italiano Romea, 3-10, ma la partita è comunque in grande difficoltà. Punteggio ora attuale 40 a 70. 4 punti per Roberto Ravaioli di rimessa, 29 a 21 per la coppia ravennate. Bellissima esecuzione di Domenico Merideo. Ci sono i 12 punti, la partita si scalda, ora ne hanno 52 Merideo Morini, dopo un inizio poco positivo adesso stanno mettendo segno dei colpi micidiali. Cicognani ci prova con la tre sponde a costo e realizzo, come arriva sul pallino può fare il rosso. Il rosso arriva, sono 16 punti più i 3 di accosto ed è una scossa in questa partita che porta la coppia del Sette Crociari in vantaggio 40 a 29, una delle prime volte che cappeggia la coppia del Sette Crociari. E ora Cicognani va a segno anche di bocciata, però i punti sono pochi, 2 Cicognani e Comandini 42, Pezzani Ravaioli 29. Errore in accosto di Fabrizio Ricci e Dennis Morini mette segno il quarto 10 consecutivo e la partita adesso è tutta in discussione. Ne hanno 64 Merideo Morini, recupero lampo, qualche errore di troppo degli avversari, ma soprattutto Merideo con un 12 di rimessa e Morini che ribadisce di essere in palla di bocciata rimette in discussione una partita che sembrava finita. Qui abbiamo Roberto Passenghi che, come vedete, sbaglia per la seconda volta consecutiva la bocciata e quindi rimane sotto di un punto, 47 a 48. Passenghi cercava il colpo sulla boccetta bianca per alzare il pallino e invece, come vedete, sono sparite tutte rosse. Adesso con l'ultima è un bel rischio andare a ricercare questo tentativo. Ci provo comunque Passenghi, il rischio corso è inaudito, 4 punti persi più 8 di colore, una mezza debacle, partita quasi assegnata perché adesso Antonelli boccia sul 60-47 e l'avevo detto che era un rischio tosto da correre, ma Passenghi si è preso questo rischio ed è andato a finire male. Adesso 4 punti di Antonelli di bocciata, 64 a 47. Cicognani qui va a guadagnarsi dei punti un po' fortunosi, sono 8 e quindi ne ha 50 ora la coppia dei Sette Crociari, conti 31 degli avversari. E Fabrizio Ricci sbaglia l'ennesimo accosto, consegna a Dennis Morini la possibilità di bocciare per la terza volta consecutiva su 66-70, ma Morini sbaglia per la prima volta dopo i primi 4 tutti da 10 sul più bello giocatore dell'Espresso Italiano Romeo Ravenna, sbaglia il colpo del ricongiungimento. Antonelli 2 di bocciata subito. Attenzione, rientro e siamo con questo riso di 10 punti
79 Antonelli, 47 Bassecchi. Per colpo Bassenghi, 4 di Birilli, 8 di Accosto. Bassenghi si riporta in auge, ma deve ancora recuperare tanti punti. Ne ha 51, 8 di Accosto non gli bastano. Al calcio due sponde, calcio che non riesce, addirittura gli dà indietro quei 4 punti fatti in precedenza. Ne fa 8 di colore, come era facile da presagire. 1-1. L'ultima di Fabrizio Ricci, stavolta prende il punto e lascia la patata bollente a Denis Morini. Qui abbiamo i due punti guadagnati bocciata da Bassecchi, che ne ha 61 a 83. Roberto Pezzani, sesta bocciata, 10 punti, secondo di, anzi 12 punti, e quindi ne hanno 45 i giocatori del Romea, 5 punti ancora sotto a Cicognani Comandini. La giocata che decide la partita, Denis Morini, niente da fare, stavolta bocciano gli avversari in zona sul 72 a 66 dopo 3 pallini consecutivi guadagnati da Morini Merideo. Proprio con la bocciata di vantaggio sfuma l'occasione di andare al tiro della partita, che invece lo va a cercare Marco Foiera. Foiera chiude con il 10, splendida prestazione dei bocciatori. Foiera 4 bocciate, 40 punti. Morini 5 bocciate, 40, sbagliando l'ultima. Vincono Foiera Ricci 82 a 66, 1-0 per le Regie Impianti. E c'è un sussulto anche nella partita individuale, perché Matteo Antonelli sbaglia un'esecuzione semplice e lascia 8 punti, 16 punti sul campo. Bassenghi ritorna in quota. Bassenghi che però sbaglia questo tiro a tre sponde e adesso boccia sul 79 a 83, ma il ritardo è di soli 4 punti dopo averne accumulato una trentina in precedenza. Bassenghi c'è e adesso fa anche filotto di bocciata, quindi completamente ribaltata una partita che sembrava ormai aver preso la strada di Ravenna. Bassenghi 87, Antonelli 83. Antonelli tre sponde, sbaglia tutte. 4 punti persi e un'altra boccetta accumulata di ritardo per Bassenghi. Le cose si stanno mettendo bene adesso, però l'ultima di Antonelli, che cerca il risultato ottimale per la chiusura, serve 16 per chiudere e Antonelli invece ne ottiene solo 4. Ora Antonelli ne ha 90, Antonelli ne ha 90 e Bassenghi 91, con due boccette importanti da sfruttare in appoggio sul pallino per fare possibilmente un accosto e la bocciata. L'accosto c'è già, ci siamo sul 93. Calcio due sponde per Roberto Bassenghi, niente da fare, bisogna andare di bocciata sul 93, ci vuole il filotto per chiudere. Il nono pallino di Roberto Bassenghi sul 93, ne fa due Bassenghi, 95-90. Filotto per Bernardo Cicognani al quinto tentativo. Cicognani e Comandini ne hanno ora 60-48. Pezzani e Ravaioli sono fatti preferire nel gioco di accosto, 7 palline a 5, ma hanno sfruttato poco i giochi di rimessa e la differenza per il momento la stanno facendo i 16 punti ottenuti da Cicognani in un tiro straordinario a tre sponde sul pallino. Matteo Antonelli stretta due sponde, bevuta di 4 punti, che consegna a Roberto Bassenghi la cifra di 99 a 90.
ma è un bel accosto e la partita è ancora tutta da giocare, perché ora Bassenghi con l'ultima può chiudere facendo un birillo, ma se non prende il punto lascia ad Antonella la possibilità della bocciata per la vittoria. Roberto Bassenghi ci presenta un tiro a 4 sponde ad effetto, giocata importantissima, bisogna prendere assolutamente questo punto, e invece no, Bassenghi sbaglia, Antonelli si guadagna il diritto alla bocciata sul 92-99, può giocarsi anche l'ultima in attacco, eccolo infatti il tentativo di Antonelli, calcio su una boccetta alta, Antonelli niente da fare, deve risolvere tutto con la bocciata. Ottavo pallino guadagnato da Matteo Antonelli, Bassenghi ne ha bocciati 9, Bassenghi che ha avuto la grande occasione di bocciare sul 93, ha fatto solo 2 punti e adesso deve tremare perché Antonelli con un filotto chiude, ma Antonelli proprio sul più bello sbaglia per la seconda volta consecutiva l'appuntamento col pallino blu. E Bassenghi va alla caccia di quel birillo che manca, niente da fare, anche questo è un tentativo andato vuoto, cerca gli 8 punti che mancano con questo tiro diretto Matteo Antonelli, niente da fare, il punto però diventa suo e quindi Bassenghi sul 99-92 può optare anche per il tentativo della chiusura. Come vedete sta mimando l'eventuale esecuzione, un calcio a 2 sponde come manda quella boccetta sul castello è fatta. Bassenghi che comunque opta per un'altra soluzione, cerca di fare il birillo con l'altra boccetta oppure di posizionarsi vicino al castello, il birillo non è arrivato, la bianca si è fermata proprio in prossimità del birillo alto, adesso bisogna andare di calcio e bisogna fare quel birillo che manca. Bassenghi ci prova, 99-92, attimi decisivi di questa sfida, il colpo di Bassenghi sembra quello giusto ed è sì, Bassenghi vince con questo ultimo calcio da 4 punti, 103-92 nei confronti di Matteo Antonelli. Decisivi i punti persi da Matteo Antonelli in un momento in cui la partita l'aveva in pugno, e adesso con questa vittoria di Roberto Bassenghi il 7 Crociari conduce 2-0 ed è un bell'andare in una sfida dell'emissione diretta dove bisogna vincerne 4 per passare il turno. Il sesto pallino di Brunato Cicognani, 4 punti, Cicognani Comandini 66, Pezzani Ravaioli 50. Cicognani, attenzione, stava per guadagnarsi l'incontro e anche questo applauso in sottofondo va a premiare, ma ci sono solo 4 punti e quindi sul 70-50 ancora nulla è definitivo. Roberto Ravaioli con questo tiro realizza 12 punti e rimette un po' in discussione la sfida, non ha comunque preso il punto, rimane la boccetta di vantaggio, ma ora tocca al suo compagno Pezzani cercare di mantenere questa boccetta di vantaggio. L'ultima di Andrea Comandini, importantissimo prendere questo punto ed eccolo qua, un bel accosto per Ravaioli, la possibilità di guadagnarsi il pallino c'è. Roberto Ravaioli, l'ultimo accosto arriva un po' fortunosamente, ma con questa giocata si rimette sicuramente in gioco una partita che era un po' contrassegnata dalla supremazia di Cicognani e Comandini. Adesso Pezzani però deve bocciare il suo nono pallino sul 62-70. Pezzani, 2 punti subito e il filotto per il sorpasso, con 10 punti passano avanti di nuovo Pezzani e Ravaioli, 72-70, finale incandescente di questo
primo tempo, che comunque vede il Sette Crociari avanti già 2-0. Questo terzo punto importantissimo che può rimettere sicuramente in bilico il risultato oppure consegnare al Sette Crociari un vantaggio enorme in vista del secondo tempo. Ultime giocate, le più importanti della sfida, a costo che veramente può lasciare il segno. Terza giocata di Ravaioli, molto ben eseguita, Boccia di vantaggio di Cicognani e Comandini che devono rispondere subito. Ronaldo Cicognani ci presenta la tre sponde, può fare gioco alla correzione del tocco sulla propria, invece sbaglia clamorosamente, lascia la boccia di vantaggio agli avversari che ora hanno un grande vantaggio per cercare di andare al colpo risolutivo della partita. L'ultima di Andrea Comandini, bisogna avvicinarsi al pallino nel modo giusto e poi sperare che gli avversari sbaglino, ma qui Ravaioli ha un'occasione veramente grande, il pallino da guadagnare per andare al tiro della partita non è impossibile, anzi. Ravaioli se la gioca a due sponde, tentativo di precisione in appoggio sulla boccetta o sul pallino, e bravo Ravaioli, l'accosto più importante giocato alla perfezione, consegna Roberto Pessani il pallino sul 74-70. Pessani chiude splendidamente una partita in rimonta, 2-10 consecutivi. Pessani Ravaioli rimettono un po' in sesto l'incontro. Il Sette Crociari ha sciupato una grande occasione di chiudere sul 3-0, ma Comandini e Cicognani hanno sbagliato gli ultimi due accosti e Pessani è stato letale. 84-70 e si chiude il primo tempo, Sette Crociari in vantaggio 2-1. Plic, po, pu, patata. Una terrazza sul Porto Canale a Bellaria Igea Marina. Capitan Bagatti, ristorante e pizzeria. Un amico del biliardo, aperto fino a tarda ora. Capitan Bagatti, Viale Pinzon 10, Bellaria Igea Marina. Telefono 0541 34 00 34. Sport Center, il fornitore ufficiale di chi ama lo sport, ti aspetta nel suo showroom a Cesena. Sport Center, il numero uno nella classifica Timmer. Visita il sito sportcenter.com e scopri tutte le offerte a te dedicate. 2-1 Sette Crociari alla fine del primo tempo. Si parte con Luca Molduzzi, il numero uno della squadra ravennate, che deve tirare su la situazione. Parte con un'ottima esecuzione, 10 punti, l'avversario Amos Casadei. Ed ora seguiamo l'acchitto di Cristian Spadoni, sempre della squadra ravennate, dovrà affrontare James Magnani. Questo è il primo pallino, Spadoni cicca la bocciata, ma attenzione, il pallino lo va a premiare con l'abbattimento di un birillo, 2 punti. E ora un altro giocatore del Romea in azione per la bocciata è Andrea De Antonis, che parte con un'ottima esecuzione da 10 punti, dovrà affrontare Jacopo Toioli. E c'è anche Gianluca Chiarini che si è guadagnato il diritto alla bocciata vincendo l'acchitto, un acchitto che nel secondo tempo ha visto i Sette Crociari un po' scarico e la squadra ospite ne approfitta con questa esecuzione. Chiarini si guadagna un birillo, 2 punti, l'avversario Master Marino Fabbri. Brutta giocata, Amos cercava di allargare e invece l'unica boccetta che si è scossata dal basso è la rossa, sono 16 punti persi con il birillo rosso abbattuto. Primo pallino per Amos Casadei, 8 punti, Casadei 10, Molduzzi 26. La boccetta bianca ha toccato i tre birilli, non ne ha battute nessuno
e James Magnani deve bocciare il suo primo pallino sul 2 pari, mentre Molduzzi ci presenta un tiro di calcio a 2 sponde sul pallino bocciato a Gradè, che è rimasto corto, ne fa altri 8, ne ha 34-10. Il primo pallino di James Magnani, 10 punti, 12 Magnani, 2 spadoni. E questo è invece Jacopo Taioli, che si guadagna 5 punti di accosto e poi ne fa 2 di bocciata, 7-10. 4 punti persi di Luca Molduzzi in un tentativo a 3 sponde sul pallino. E ora ci riprova Molduzzi con la terza boccetta, anche questa è uguale all'altra, altri 4 punti persi e Molduzzi, doppio errore, si gioca anche l'ultima per cercare di mandare quel pallino sul castello. Niente da fare, Molduzzi per 3 volte consecutive sbaglia l'esecuzione. Bruttissima giocata, Amos Casadei, altri 16 punti persi e cominciano ad essere tanti i punti regalati da Casadei, ben 32 in 2 esecuzioni. Ora Molduzzi ne ha 50, Casadei 18. Bellissimo calcio di Jacopo Taioli, che quindi si guadagna 8 punti e passa a condurre 15-10. Secondo pallino per Amos Casadei, nel primo aveva fatto il filotto, stavolta ne fa 4 solo, 24 Casadei, 50 Molduzzi. Cristian Spadoni al secondo tentativo va a segno, ne fa 8 di bocciata e ora ne ha 12 come il suo avversario. Taioli boccia per la seconda volta consecutiva, aveva fatto 2 punti in prima istanza, stavolta 12. E Andrea De Antonis, che non ha preso un punto che sembrava di irrisoria facilità, paga pegno, perché Taioli ora ne ha 29 contro i 10 di De Antonis. L'ultima di Amos Casadei lascia il pallino a Molduzzi, che ringrazia e boccia sul 52-24. Il secondo pallino di Molduzzi si assomiglia molto al primo, ne aveva fatti 10, altri 10 ora, ne ha 62 Molduzzi, 24 un Amos Casadei ancora inesistente. E qui prendiamo un rosso da solo che vale 16 punti, Fabbri in carrozza, direi carrozza reale, perché ora ne ha ben 54 di rimessa, fatta la bellezza di 44 punti, solo 10 fra accosto e bocciata, ma il suo avversario Chiarini è fermo ai 2 della kit iniziale. L'ultima di Chiarini, un tentativo a 3 sponde sul pallino, non va a segno perché il pallino blu si ferma sul rosso. Il terzo pallino di Amos Casadei, arrivano 10 punti per Amos Casadei, 40-62. Questo è James Magnani, altri 4 punti, Magnani 18, Spadoni 12. Luca Chiarini, secondo pallino, stavolta arrivano 10 punti per Chiarini, che quindi ne ha 14, 40 punti da recuperare. Ai ai ai, questi sono 12 punti persi. Sembrava di mettere in gioco la partita Amos Casadei con quel birillo rosso battuto che avrebbe valso 16 punti. Dopo la caduta del bianco con la propria boccetta, invece i punti vanno a Molduzzi, che conduce 74-40, ma Amos Casadei ha lasciato sul campo una caterva di punti, 2-16, 1-8 e 1-12, sono per esattezza 52 punti e sono troppi per tenere testa a Molduzzi.
De Antonis, bocciata per il sorpasso 34 De Antonis, 33 Taioli, mentre in lontananza abbiamo visto Marino Fabbri lasciare sul campo 4 punti che vanno al suo avversario, che ora ne ha 18. Fabbri si gioca l'ultima con l'accosto già in mano e ne ha 54. Eccolo il tentativo di Fabbri, un calcio non riuscito. Padoni, dieci punti per Spadoni, che ora ne ha 24 contro i 18 di Magnani. Il quarto pallino di Molduzzi, altri 8 punti già guadagnati. Molduzzi 88, Casadei 40. Taioli, bel colpo di bocciata, aveva fatto 12 al primo tiro, stavolta ne fa 2. Taioli che conduce 37-34, questi 16 punti sono di James Magnani, che quindi passa a condurre, ma c'è la bocciata di Molduzzi sul 90. Attenzione, 2 punti subito non bastano per chiudere. 92 Molduzzi, 40 Casadei. James Magnani, 2 punti, 39 Magnani, 24 Spadoni. Gianluca Chiarini in azione, sbaglia la bocciata, ne aveva fatte 12 di rimessa e l'accosto sul 32-65. Questo errore può precludere alquanto il recupero. De Antonis sul 39 pari, va al tiro sul pallino e non ne fa, mentre finisce la partita, perché Luca Molduzzi ne fa altri 8 di rimessa sul pallino bocciato dal suo avversario, e sul 100-42 per Luca Molduzzi le due squadre sono in perfetta parità, 2-2. Il quarto pallino di James Magnani, attenzione, 10 punti pesanti in economia di una partita, anzi sono 12. Il primo 12 Magnani porta avanti il giocatore Sette Gocciari, 58-24, una serie ipoteca per la partita. Taioli, grande bocciata, altri punti sono 8, Taioli conduce 49-39. E questo è il primo errore di bocciata di James Magnani al quinto tentativo. Magnani che conduce 61-24 nei confronti di Cristian Spadoni. E dopo gli 8 di colore, Jacopo Taioli mette segno anche la bocciata, 2 punti subito, e il filotto per il 10 totale. Taioli se ne va, 67-43. Niente da fare per Cristian Spadoni al quarto tentativo. Spadoni 26, Magnani 61. Torna la bocciata Marino Fabbri dopo 3 turni di astinenza, e sul 68-48 non mette segno una bocciata importante. Chiarini, che ha avuto anche un disavanzo di oltre 50 punti, ora ne ha 20 di ritardo. E Jacopo Taioli, per la seconda volta consecutiva, dopo aver ottenuto in precedenza 8 di colore, stavolta ne fa 5 e si guadagna un pallino pesantissimo da bocciare sul 72-43. E Taioli va a segno nuovamente, un altro bellissimo colpo di bocciata. 6 bocciate, sempre segno per Taioli, con questi ultimi 8 conduce 80-43. Costo mancato da James Magnani, che consegna il sesto pallino al suo avversario, che comunque rimane molto distante, anche se ora boccia sul 28-61. A segno Spadoni di bocciata, ma sono solo 2 punti. Questi sono invece i punti di Marino Fabbri, molto più pesanti,
8 punti che consegnano a Marino Fabbri un buon margine, 79-48. Ed ora c'è un dominio assoluto di Jacopo Taioli. Ricordiamolo, abbiamo lasciato la partita sul 39 pari e da lì in avanti Taioli ha cominciato un'altra marcia. Con questi ultimi 10 si è portato avanti 92-43, una serissima ipoteca sulla partita, una partita che può segnare un momento importante, perché le squadre sono su due pari, ma in questo momento i sette crociari è avanti su tutte e tre le partite, e ricordiamo che ne basta vincere due. L'ultima di Spadoni non va, e quindi per Magnani l'opportunità è di bocciare ancora sul 63-30, un'ottima occasione. Magnani, attenzione, un altro 12. Magnani ormai è padrone del campo, 75-30 nei confronti di Cristian Spadoni, e per i sette crociari le cose si stanno mettendo molto molto bene, perché Gianluca Chiarini in un tiro sfortunato ha lasciato 16 punti sul campo e ora boccia il suo sesto pallino con poche possibilità, perché sul 50-95 serve veramente un miracolo per rimettersi in corsa per la partita. Adesso un buon risultato Chiarini ottiene di bocciata, ne fa 8, ma lascia il pallino in una posizione delicata, ne ha quindi 58-95, ma attenzione, quel pallino può essere già l'arma letale per la partita. Marino Fabbri in effetti si accinge a un tiro a due sponde in appoggio sul pallino, gli serve il rosso per chiudere. Eccolo Fabbri che ha già ottenuto la bellezza di 44 punti di rimessa, poi 16 punti li ha dati il suo avversario. Adesso con questa giocata Fabbri mette segno il colpo della partita, il rosso da solo. Marino Fabbri, 60 punti di rimessa, porta il 7 crociari sul 3-2, vincendo 111-58 nei confronti di Gianluca Chiarini. C'è un De Antonis che ne fa 10, ma ne ha appena 56 contro i 92 di Jacopo Taioli. L'ultima di Andrea De Antonis può essere anche l'ultima dell'incontro. Vediamo. De Antonis lo prende, tocca a Taioli il compito di chiudere la tornata. Se prende anche questo accosto, Taioli si guadagna l'ottavo pallino e la bocciata sul 94 o addirittura 95, e Taioli invece sul più bello commette l'errore più banale, sbaglia e lascia l'accosto a De Antonis, che quindi boccerà sul 58-92. I pallini sono 7 pari. Taioli mantiene un margine interessante, però questo è un errore pesante. E De Antonis ne approfitta, secondo 10, secondo pallino consecutivo, stavolta arriva all'8. Arrivi 10, secondo 10 consecutivo per Andrea De Antonis, 68 De Antonis, 92 Taioli. Boccia ancora Spadoni e stavolta ne fa 10, Spadoni 45, Magnani 75. E ora Jacopo Taioli si è giocato la boccetta di vantaggio, la partita ad una svolta, e sbaglia pure questa, anche se ha preso il punto sicuramente non possiamo annoverarla in una buonissima giocata. De Antonis però può riprendere vigore, perché si è guadagnato la boccetta di vantaggio. Vediamo se la mantiene, condizione indispensabile per rimettere in gioco l'incontro, e questa va nel verso giusto. L'ultima di Taioli,
deve prendere assolutamente il punto per mettere un po' di pressione, ma stavolta è in rottura prolungata. Jacopo Teoli in accosto sta lasciando troppo spazio a De Antonis, che ora ha la possibilità di farne 5 e di bocciare sul 73 e rientrare clamorosamente in gioco per la partita. E in effetti Andrea De Antonis fa appunto 5 di accosto, ottavo pallino guadagnato e bocciata, per cercare il riavvicinamento 73-92 da un parziale di 92-56. E in effetti De Antonis adesso è in palla praticamente per De Antonis 3-10 consecutivi, ne ha 83-92 Taioli, che quindi deve cominciare di nuovo a tessere la tela dell'accosto, che gli era riuscito benissimo fino ad alcuni istanti fa. Poi questo blackout, c'è da dire che anche De Antonis è cresciuto. Ottimo De Antonis, che ora non ne sbaglia più uno. Il calcio di James Magnani, un altro colpo micidiale, aveva fatto un 16 anche in precedenza, con questo altro 16 mette a segno il colpo che può dargli la partita. Ora con l'accosto boccia sul 93-45, attenzione, match ball, 7 crociari 3, Espresso Italiano Romeo Ravenna 2, ma qui Magnani con 8 punti porta la squadra cesenate al turno successivo di Coppa dei Campioni. E il match ball non riesce, anzi pallino rischio bevuto, e quindi tutto rinviato. Jacopo Toioli, due sponde e l'accosto riuscito, mantiene la boccia di vantaggio, momento decisivo della sfida, con De Antonis che con l'ultima deve assolutamente giocare una super boccetta per prendere questo punto e soprattutto poi mettere un po' in difficoltà il suo avversario. Seguiamo De Antonis, la giocata a due sponde in appoggio sulla boccetta dell'avversario. A cosa riesce, ma per Taioli ci sono dei canali preferenziali per andare a spostare quel pallino e conquistarsi l'accosto per il tiro della partita. Un Taioli che comunque ha avuto un calo non indifferente, si gioca un tentativo strano, c'era una o due sponde per l'appoggio, invece cerca il tiro. Ah, era già suo, quindi ha giocato con in scioltezza, dalla mia postazione non era certo questa situazione. L'accosto guadagnato consegna a Taioli la bocciata sul 94-83. Non mi ripeto, ma è di nuovo match ball. Taioli ne fa solo due e quindi anche questa bocciata non è quella determinante. 96 Taioli, 83 De Antonis per il Romeo. La sofferenza è sicuramente più alta rispetto a quei 7 crociari, che già vince 3-2 e gliene basta vincere una di queste ultime che ha potenzialmente sulla carta in mano, ma devono comunque essere portate a casa prima di gioire per la vittoria. Tempi duri per Romea. Padoni ci prova, impresa disperata, l'accosto non arriva e Magnani c'ha già la certezza di bocciare il pallino, salvo che non si avventuri in qualche gioco pericoloso. Ne ha 93 più i due di accosto sul campo, se non succede il patatrack prova a farne 3. Sarebbe meglio per bocciare sul 96, a quel punto lì basterebbero due birilli e come vedete Magnani se la gioca splendidamente, 3 punti, bocciata sul 96.
Due birilli per chiudere. Secondo match ball per Magnani, il terzo complessivo della sfida, l'altro l'aveva partecipato Taioli nel tiro precedente di bocciata. Magnani con rimpallo chiude l'incontro, 8 punti 4-2 per i sette crociari, che passa il turno dopo questa sfida interessante in cui ci sono visti tanti colpi di scena, ma il colpo di scena finale è questo di James Magnani, bocciata, rimpallo, 8 punti, è partita, 104-45, vittoria. Il sette crociari, non si smentite, la squadra di Coppa che mette sotto un Romea che sembrava ben disposto, ma alla fine ha preso una sonora lezione. 4-2 per i sette crociari, è passaggio del turno. Polifemo Quadrani, dove hai messo il candelabro? Ho trovato la Mary qua al Bar Sport di Montaletto. Bar Sport di Sirotti Mauro, tabaccheria, ricevitoria, lottomatica, via Bollana 65, Montaletto di Cervia, Ravenna. Telefono 0544 96 50 25. Assegniamo il miglior tiro a Roberto Bassenghi, un tiro di estrema difficoltà. Con una boccetta doveva togliere due dall'avversario per forza di colore, una due sponde perfetta e un otto colore d'autore, che poi sono stati molto importanti perché nella partita in volata con Antonelli quello di colore ha pesato tanto. Il tironzolo è offerto da L'Onoranza, onoranze funebri di Osioschi e Vignoli, Imola. Il tironzolo invece lo assegniamo a Denis Morini, una prestazione straordinaria di Morini di bocciata, ma macchiata da un colpo venale che ha consegnato agli avversari ben 16 punti in una partita, in una fase iniziale di partita che aveva lanciato enormemente in avanti Foira e Ricci. Una tre sponde libera dove bisognava incocciare la boccia dell'avversario, invece la propria boccetta non ha toccato da nessuna parte, ha battuto il filotto, 16 punti che credo abbiano voluto significare, oltre che la sconfitta della coppia Morini-Melideo, che poi si erano comportati bene nel complesso della partita, anche la debacle finale di tutta la squadra. La Coppa dei Campioni mette in risalto la squadra che ha più verve, che ha più forse anche tranquillità. Stavolta erano stati sette crociari, non è una novità per noi perché l'anno scorso aveva già dimostrato di avere questa personalità. Il Romea Ravenna si presentava con le carte giuste, le carte in regola, ma ha sbagliato troppo ed è quello che l'ha un po' punito. Dobbiamo richiamare alla squadra ravennate una grande capacità, ma una squadra che deve ancora amalgamarsi. Sette crociari invece è più squadra e il gioco di squadra premia sempre, anche nel biliardo. Abbiamo visto una grande sette crociari, una storia sul biliardo che ha pesato anche tanto. Un 4-2 netto per le Regi Impianti sette crociari, che aveva anche la possibilità del 5-2 perché l'altra partita era ormai in fase conclusiva. Per il Romea bisogna ricominciare da capo perché la Coppa dei Campioni per il momento è una chimera, ma il ricampionato sono due squadre che possono dire entrambe una la sua, perché hanno dimostrato di avere le caratteristiche e le forze per ben figurare in questo bellissimo campionato di Serie 1. Ci vediamo la prossima settimana per un altro incontro di Coppa dei Campioni dal Caserme Rosse di Bologna. Assisteremo all'incontro tra il Leondoro Molinella e il Felix Team Taverna Verde Forlì. Vi aspettiamo! Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patapà, ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera veglia si al bar. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meldola.
FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online.